Ok, benissimo. Io sono molto felice perché oggi siamo in video viaggio, in video visita a Barbaresco e siamo con un'azienda che io amo in modo particolare perché la conosco bene, perché ci sono stato molte volte, perché i vini solitamente mi piacciono sempre molto, ci piacciono sempre molto. L'azienda è Risponde al nome di Giuseppe Cortese. Noi abbiamo Gabriele Occhetti in collegamento, che saluto. Ciao Gabriele. Ciao, un piacere essere in diretta con te. Benissimo, sono contento, come ti ho detto. E niente, sostanzialmente stiamo parlando di un'azienda che in qualche modo io credo che si possa dire e definire iconica, soprattutto se parliamo di Rabaia, no? Perché l'identità vera dell'azienda Giuseppe Cortese risponde al nome di Rabaia e in qualche modo anche l'identità di Rabaia risponde al nome dell'azienda Sì, Giuseppe si può dire. Cortese. Esatto. Anche perché l'azienda sorge proprio in cima a questo nobilissimo Cru del Barbaresco ed è stata negli anni, come dire, l'azienda simbolo che ha portato il nome di Rabaia così in alto e che tutti gli anni riesce a stupirci con delle versioni di questo cru sempre esaltanti. Fatta questa premessa anche un po' sviolinante, ma devo dire davvero No, vabbè. molto, molto, Ti molto ringrazio. sentita, Gabriele, insomma, in azienda collabora con Tiziana, Tiziana Cortese, che moglie, giusto? Mia moglie, E bravissimo. ovviamente poi c'è Piercarlo Cortese, che è colui che, Ovviamente. come dire, si rimbocca di più le maniche in cantina e ha a che Sì, anche fare. perché sì, come dico sempre io, il vero artefice di tutto è più lui. Io sono un semplice tramite, no? Come si dice? Sei Cioè, il volto. c'è chi fa il lavoro sporco buono e chi invece fa delle chiacchiere. Io sono la seconda Beh, parte, ma ci vanno entrambe le cose. Quindi, no? Assolutamente fatta d'accordo. questa lunga e doverosa premessa, io andrei subito al dunque, chiedendo a Gabriele di raccontare un po' in sintesi anche qual è la storia dell'azienda, i ruoli che ricoprono le varie persone. In parte l'abbiamo già detto, però Certo, ti ho già certo. bruciato un pezzo di risposta, insomma. Ti ringrazio, mi hai facilitato. Beh, guarda, riassumendo molto velocemente, l'azienda, come dicevi tu, sorge nel cuore del Rabaià, effettivamente. La famiglia di Giuseppe, appunto, nacque in questa collina, contadini da sempre, quindi sai, il focus era sempre stato la coltivazione della terra qua. Questa era una zona particolarmente vocata per la viticoltura. Come dico io, sempre in anni non sospetti, anche, no? Quando anche 70, 80, 90 anni fa qui il contadino viveva di sussistenza, quindi faceva un po' di tutto, ma nel Rabaia la vigna c'è sempre stata, perché i nebbioli qua hanno sempre dato una grande risposta. In passato comunque erano uve che venivano ricercate prima dai grandi produttori di Barolo e poi dai grandi selezionatori di uva locale. Va da sé dire fare il nome di Bruno Giacosa, ecco. Quindi cosa successe? Che Giuseppe appunto stava continuando questa attività di famiglia quando decise nel 1971 sull'entusiasmo di un giovane ragazzo contadino ma con una bella visione di smettere di conferire le uve di Rabaia e di iniziare a vinificare da solo. Quindi con il 1971 nasce l'etichetta di Barbaresco di Giuseppe Cortese, fatto da un primo appezzamento qui di Rabaia, e quindi questa è stata la sua scommessa. Scommessa vinta, perché comunque le cose andarono abbastanza bene da subito. Sai, quelli erano anni 60, inizio anni 70, erano anni di grandi sacrifici qui in zona, si può dire comunque, di povertà o comunque di situazioni molto molto semplici. Una grande scommessa che però lui vinse, perché il vino funzionò da subito, piano piano. Lui capì che quello era il suo futuro e quindi iniziò da lì un lento ma progressivo investimento. Quindi nell'acquisire man mano più terreni, nell'acquisire man mano più anche consapevolezza nel fare vino. E quindi da lì è nato poi un percorso che oggi ci ha portati
dopo quasi 50 anni, da quel 71, ad essere, come dicevi tu prima, comunque oggi in ogni caso i più grandi produttori di Rabaia, e al tempo stesso effettivamente uno degli alfieri, dei rappresentanti più importanti di questa vigna, che come sai benissimo è piccola e quindi in ogni caso non lascia tanto spazio a new entry o a grandi anche, diciamo, spostamenti. Quindi questa è la sostanza, è appunto questa correlazione tra Giuseppe Cortese e Rabaia, fondamentalmente la storicità, come dicevo prima. Un'altra cosa di cui noi andiamo molto fieri anche è come abbiamo sempre vissuto questa vigna. Ecco, l'essere partiti nel 1971 ed essere arrivati oggi nel 2020, come tu sai benissimo, vuol dire aver attraversato gli anni 90, i primi anni 2000, quando il mondo del vino era sì in grande espansione, ma strizzava l'occhio ad un modo diverso di fare il vino rispetto a qualche anno prima. Ecco, questa è una cosa che noi vogliamo sempre raccontare, senza farne una lotta di campo, senza fare i buoni o i cattivi, ma una cosa che ci ha sempre contraddistinto è che noi abbiamo sempre avuto una visione molto molto classica del vinificare Nebbiolo. Quindi i contenitori, i tank di cemento dove ancora oggi viene vinificata il Barbaresco sono gli stessi di 50 anni fa, le botti sono le stesse rovere di Slavonia che usavamo allora, anzi il Barbaresco Rabaia riserva fino ancora in quelle che hanno 40 anni, e quindi vinificazioni spontanee da sempre con macerazioni medio-lunghe. E quindi un'altra cosa che ci ha sempre contraddistinto è questo, aver creduto sempre all'esaltare la tipicità del connubio tra l'uva e il terroir. E quindi senza la ricerca, no, di grande, appunto, di grande ricerca, di grande tecnica, che magari ti poteva permettere di fare qualcosa di più qualche anno fa, da un punto di vista magari di percezione qualitativa poi del vino, secondo i dettami di qualche anno fa, però alla luce poi di quello che è successo, la dimostrazione che il vino, come dico sempre io, vince se è buono e se sa raccontare una storia di unicità. Cioè la vigna è importante e magica perché ha quel tocco che tu non senti in un'altra vigna. Quindi sì, c'è il terroir, c'è il clima, c'è il grande Nebbiolo, ma c'è il Rabaia. E lo esalti al massimo, secondo me, se tu lo rispetti anche in questa visione. Ecco, questa è un'altra cosa che voglio sempre raccontare. Come tu sai benissimo, sono finiti i tempi delle contrapposizioni, ne sono molto contento, però è giusto che venga esaltato il fatto che noi abbiamo sempre fatto così. Guarda, ti ringrazio doppiamente perché in qualche modo hai già hai riassunto in modo molto preciso quella che io credo da bevitore da esterno sia la vostra identità, che secondo me è fatta di classicità e territorio, rispondenza territoriale dei vini. Quindi il Rabaia si sente molto nei vostri vini e si sente anche questa mano che ricerca, come dire, un percorso molto, molto classico. Lo scrivevamo nell'edizione 2020 della guida, purtroppo nel 2018, il 2018 si era chiuso con la perdita di Giuseppe, quindi il fondatore dell'azienda, e chiaramente le redini che già erano in mano ai figli sono state trasmesse definitivamente, ecco. La lezione più grande, questa è una domanda sorpresa, la lezione più grande che vi portate dietro dal fondatore? Guarda, è facile da risponderti, ma è una cosa molto semplice. Io la riassumerei con due parole che sono la passione, perché lui amava veramente la sua vigna, e la tenacia. Quindi no, questa seconda virtù viene particolarmente a taglio anche in questo periodo, no? Cioè anche il discorso di aver, lui non ha mai nascosto questa cosa della provenienza molto molto umile, no? Semplice, contadina, quindi questa cosa vuol dire ce l'ho fatta comunque partendo senza aver fatto grandi studi, ma solo perché sapevo ascoltare bene la mia vigna e sapevo dedicarci anche 20 ore al giorno se era necessario. No, quelli sono stati gli input che noi ci portiamo ancora dietro.
e quando oggi sua moglie, che è sua coetanea, quindi ne fa 79 quest'anno, passa ancora tutto il giorno in vigna per seguire i lavori che ha sempre fatto. Quando Piercarlo passa delle nottate, delle giornate intere in cantina per le sue vinificazioni, le segue ancora da solo perché è la sua cosa. Quando io, non è cosa degli ultimi mesi, ma quando magari sto 2 settimane in giro per il mondo per raccontare la nostra storia, magari confusi, jet lag, senza fermarti, allora ti rimane però quella cosa lì, no? Di dire sì, lo faccio perché ci credo veramente. E quindi, no, al di là della soddisfazione anche poi meramente materiale, però c'è veramente quell'insegnamento che deriva da lì, no? Il fatto che e questo è legato anche un pochettino a quello che dicevamo prima, no? Il fatto che le cose alla fine le fai con un credo e senza badare molto alle mode, alle tendenze, alle influenze, perché non cerchi il bello assoluto, ma continui il tuo, quello che c'hai dentro. Ecco, questo è un ecco, mi ricollego a queste ultime parole, perché vabbè, da un lato, parlando di Giuseppe, hai chiaramente parlato di vigna, e quindi di un aspetto che soprattutto che sia per le vecchie generazioni, ma in modo diverso anche per le nuove, fortunatamente è tornato a essere sì, centrale. E, ecco, quello che volevo chiederti, hai parlato anche un po' di mode, no? Quindi volevo chiederti se negli anni nell'azienda è cambiato qualcosa nella gestione della vigna, se ci sono state delle evoluzioni appunto nel concepire le metodologie di lavoro, o se avete intenzione di modificare qualcosa nel futuro. Sì, allora, guarda, sì, come tu sai benissimo, ormai da 4-5 anni siamo in agricoltura biologica. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo fatto il percorso opportuno, no? Ecco, nel senso che siamo passati dalla conduzione tradizionale, classica, convenzionale, come viene definita, a quella un pochettino più responsabile di oggi. Quindi man mano abbiamo incominciato ad abbandonare prima i diserbi per fare solo più tagli meccanici, poi abbiamo convertito anche tutta quella che è il discorso della concimazione, quindi dell'aiuto vegetativo con prodotti tutti di natura biominerale, e quindi abbandonando anche qua i fertilizzanti chimici per arrivare poi ad una conduzione anche di zolfo, rame, appunto per quelli che sono i vari trattamenti, lotta integrata, confusione sessuale, l'integrazione comunque del terreno viene fatta appunto anche con i sovesci. Quindi tutto un percorso che è stato fatto e che oggi è sostenibile. Ecco, questa è una cosa che io ci tengo tanto. Come tu sai benissimo, io, e lo dico molto onestamente, non siamo un'azienda che, ma anche per la nostra impostazione, ha fatto grande ricerca o è stata pionieristica nella direzione del biologico. Siamo andati passo passo, volevamo capire bene alcune dinamiche, perché all'inizio alcune cose magari non le capivamo bene, però oggi un'azienda come la nostra, secondo me, ha il dovere di farlo. Chi più chi meno, io penso che questo sia un messaggio. Oggi è sostenibile perché ci stiamo nella marginalità, quindi parliamo anche di una cosa molto economica, e al tempo stesso anche le tecniche, le tecnologie, i prodotti a disposizione ti permettono di sopperire a. Quindi fammi dire, non siamo di quelli che lo decantavano qualche anno fa, come tu sai benissimo, però oggi lo facciamo, ci crediamo, e del bene e del futuro. E il futuro, come dico sempre io, quando vai in vigna e ti svolazzano attorno le farfalle, 10 anni fa Buon io le segno, buon farfalle non segno. me le ricordavo più. Ed è una cosa generale. E oggi è bello perché se tu comunque cammini nelle vigne di Barbaresco, puoi ancora incappare in qualche piccolo incidente di percorso, però tu, come sai benissimo, oggi quasi tutte le vigne hanno una conduzione responsabile. Poi magari non tutte hanno un protocollo alto, però tutte hanno abbandonato, fammi dire, anche solo il diserbo chimico. Ecco. Certo. O quasi. E questo sicuramente è un bel segnale anche per tutto il comparto, per tutta la Sì. zona. E, rispetto a questa vostra scelta, ma in generale rispetto a quelle che sono
le pratiche agricole che mettete in atto. Mi chiedevo se appunto vi siete confrontati, vi confrontate con professionisti che si dedicano a quello e se alcuni consigli che avete ricevuto in passato vi hanno aiutati un po' magari a modificare anche alcune vostre idee. Ma sì, diciamo che guarda, il fatto di confrontarsi è molto importante. Non abbiamo, ecco, questa è un'altra cosa importante, storicamente non abbiamo, come tu sai benissimo, un enologo esterno, così non, come non c'è mai stato un agronomo esterno, perché l'enologo è sempre stato Piercarlo e l'agronomo era Giuseppe prima e Piercarlo ora. Quindi c'è una consapevolezza tua e poi ovviamente c'è il confrontarsi tanto, no? Confrontarsi con i professionisti del settore, quindi ovviamente con chi fa consulenza a livello, diciamo, cooperativo, con colleghi e quant'altro, per avere sempre una visione 360 gradi. E sempre però con la nostra idea, no? Quindi comunque le cose le vogliamo testare e capire bene, e poi però ci crediamo. Come, come tu sai benissimo, al di là di quello che ho raccontato adesso sulla vigna, anche, anche in cantina, nonostante questa tradizionalità di cui abbiamo parlato prima, comunque negli ultimi anni siamo andati, fammi dire, in fermentazione spontanea anche con uno Chardonnay, che era una cosa impensabile su un'uva non autoctona, no? Però anche di frutto di una voglia di fare le cose in un certo modo. Ecco, questa è in qualche modo proprio anche una cifra identitaria vostra, no? Il fatto di avere un controllo molto ravvicinato su tutti quelli che sono i processi produttivi, dal campo, sì, dalla, dalla vigna alla cantina, e di avere oltretutto le vigne praticamente tutte a, a vista d'occhio, nel senso che insomma dalla, sì, dalla cantina bene o male, adesso magari qualche filare sfugge alla vista, però ecco, il grosso lo riuscite a tenere sotto controllo, e io credo che questa sia proprio una bellissima vostra cifra identitaria. Ora abbiamo parlato un attimino di vigna, ci spostiamo velocemente in cantina, l'abbiamo già detto, però ecco, magari se riesci ancora a dirci due cose su insomma, su come definireste il vostro stile di vinificazione. Abbiamo parlato di classicità, di tradizione, e se insomma, in qualcosina anche magari di non così evidente a questo punto, il vostro approccio alla vinificazione, comunque dal 71 a oggi, che sono tanti anni, sono 50 anni, insomma, sia nella vinificazione che nell'affinamento, se qualcosina comunque l'avete, l'avete cambiato, l'avete aggiustato, o se no? Sì, no, no, assolutamente sì, nel senso che, come tu sai benissimo, l'enfasi che ho messo prima a parlare di tradizionale classicità ovviamente va sempre combinata con l'attenzione al, a, alle tecniche che migliorano ovviamente, quindi direi che proprio questa cosa di mettere assieme una, un'identità e un credo filosofico, quindi nel senso di voler dire i vini devono partire di fermentazione spontanea, non devo aggiungere fattori esterni, voglio affinare in un tipo di contenitore che non mi crea interferenze gustative e tanniche, quindi quello sì, però ovviamente poi le tecniche che ti hanno permesso negli anni di migliorarti per fare un prodotto molto più raffinato. Come tu sai benissimo, la, la diatriba storica tra il modernismo e il classicismo nacque anche da quello, no? Nacque dal fatto che se si voleva fare un certo salto qualitativo nel confronto con grandi vini internazionali, come si vinificava 40-50 anni fa poteva essere dubbio, perché non c'erano certe consapevolezze e altre tecniche ti permettevano di ovviare, perché ti creavano delle alternative molto efficaci in quella direzione. Oggi tu puoi dire, io sono rimasto ancorato agli strumenti basici di allora, a un credo, ma con molte più attenzioni, con molte più raffinatezze, posso permettermi di fare un prodotto, come dico sempre io, scanso di equivoci, che rimane tradizionale,
ma che ha la precisione e la finezza di un vino sofisticato, nel senso buono, no? Anche perché, permettimi di aprire una parentesi velocissima sul discorso anche di naturalità, no? Cioè, tu, come tu sai benissimo, oggi a volte viene frainteso. Io una volta ho presenziato ad una conferenza di un vostro collega giornalista, no, Slow, che sosteneva che per forza un vino artigianale debba presentare delle imprecisioni, perché altrimenti la perfezione o tale è sinonimo per forza di raffinazione e industrializzazione dei processi. No, questa cosa qua va spiegata, cioè, e va in qualche modo smontata, nel senso buono, nel senso che io accetto una sorta di imprecisione, tra virgolette, nel vino fatto in modo un pochettino più semplice, però se noi negassimo che come gli artigiani orafi o tante altre settori dove l'artigianalità fine rimane manuale ma raggiunge l'eccellenza, allora smontiamo il fatto che qui dentro è da 50 anni che ci si è migliorati di anno in anno per fare vini sempre più fini, sempre più precisi, mantenendo però quell'approccio tradizionale, no? E quindi questa è una cosa anche molto molto importante, ed è una cosa che è il frutto di anni in cui hai mantenuto il credo, ma lo hai sposato man mano con l'attenzione, la finezza, la cosa in più che ti ha permesso di anno in anno di migliorare. Oggi, secondo me, i grandi nebbioli possono essere al tempo stesso vini di una stupenda precisione e quindi comparabili a tutto quello che vogliamo, alle Borgogna, ai grandi Chateau di Bordeaux, ma con l'identità tradizionale tipica dell'aver raccolto il nebbiolo a bella maturazione, averlo fatto fermentare lentamente nel cemento, messo nel rovere di Slavonia e quant'altro, no? Ecco, questo è molto importante. Quindi, se, insomma, adesso faccio una mia interpretazione, la tradizione è uno stato dell'animo. La tradizione, sì, secondo me sì. Secondo me sì, perché altrimenti rischi che se diventi invece una cosa che vuoi mettere, che vuoi per forza codificare, no? Rischi poi quello che ti dicevo prima, al tempo stesso, come tu rischi che un vino molto preciso venga fatto per industriale, c'è anche l'opposto. Rischi anche che un vino impreciso fatto con pressapochismo possa passare comunque per accettabile perché rispecchia dei dettami tradizionali. Ecco, allora no. Perché se mantenere la tradizionalità vuol dire tornare indietro sulla capacità di fare vini precisi, allora no. Senti, un'ultimissima domanda. Visto che insomma siamo arrivati sui vini, bene, e come su altre cose, in realtà in parte ne abbiamo già parlato nelle battute precedenti, però te lo chiedo ugualmente, volevo capire un attimino quali sono le qualità che vi proponete di ritrovare nei vini che fate, no? E magari soprattutto, insomma, magari con un focus su Rabaia, se posso, nel senso che magari partiamo dalla gamma in generale, quella che può essere, come dire, una filosofia di massima, poi inevitabilmente sì, magari ci concentriamo su che lingua deve parlare il vostro Rabaia, che poi immagino quale sia, ma insomma lo lascio dire a te. No, ok, grazie. Fondamentalmente, come dicevo già prima, il discorso di questa visione molto tradizionale e classica vuol dire innanzitutto visioni di vini molto molto terroir, quindi molto molto legati proprio all'espressività dell'uva. Quindi secondo noi rimane basilare e centrale tirare fuori in un vino quelle che sono le caratteristiche di partenza peculiari dell'uva. E quindi fammi dire che un nebbiolo deve avere certi colori, una barbera deve avere una certa acidità e quant'altro, ma di base, no? Quindi non cercare di arrivare a dei compromessi snaturando quelle che sono le identità tipiche dell'uva, perché altrimenti viene meno quella classicità. Poi due fattori importanti in generale sui nostri vini, ma che poi, come dicevi tu, vogliono essere esaltati soprattutto nel Rabaia, secondo me sono molto legati all'eleganza e alla freschezza. Sono, secondo me, peculiari un pochettino delle uve,
che lavoriamo in zona e anche del nostro clima. E poi soprattutto rispecchiano quello che è il messaggio storico e iniziale del vino, no? Cioè essere qualcosa che ti porti a tavola, perché quella è la natura del vino. Quindi un vino, come dico sempre io, da più semplice al più sofisticato deve mantenere una grande bevibilità, non devo cercare nel vino qualcosa fine a se stesso. E quindi quando parlo di eleganza e di freschezza va da sé che un vino che ha grande profumo e quindi esalta proprio le peculiarità dell'uva in questa intensità nell'approccio è già una cosa molto 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 importante e al tempo stesso la freschezza, perché la freschezza mi rende il vino snello in bocca e al tempo stesso, cosa che non ci dobbiamo dimenticare soprattutto se parliamo di nebbioli, mi garantisce anche la longevità. Quindi il discorso della freschezza, che magari appunto è da interpretare o comunque sai negli anni magari lo si è privilegiava più concentrazione, più massa, ecco, secondo me invece a volte bisogna tornare indietro e pensare che un vino non debba essere per forza concepito come un prodotto che raggiunge la forma da subito, ma i vini di Langa sono comunque dei podisti, non dei velocisti. Quindi comunque in ogni caso bisogna dargli il tempo che si esprimano, perché quella è la loro essenza. E quindi la freschezza, mantenere queste acidità spiccate, bevibilità e longevità. Quindi queste, ecco, secondo me sono le cose in generale. Poi ovviamente quando parli sul Rabagnà e tu dici a questa cosa qua in generale unisci questo Lembouri Terra magico, perché al tempo stesso hai una composizione del terreno con una componente calcarea più importante che in altre zone. Quindi aggiungi anche questa componente un po' più sapida, un po' più minerale rispetto ad altre zone. Hai questa esposizione perfetta sul sud-ovest che quindi ti garantisce una maturazione ottima in ogni condizione. Allora ecco, con questo credo aggiungi una materia prima praticamente fantastica. Allora quando fai un Rabagnà devi pensare che sia qualcosa che veramente possa avere questo potenziale di vita lunghissimo. E quindi credo molto in questa cosa qua. Ecco, parlavi di nebbioli come dei podisti, no? E quindi facciamo finta che siamo a una maratona, alla partenza, dove ci sono tanti podisti, tanti nebbioli in corsa, no? E il Rabagnà da cosa lo riconosci? Scusa la domanda idiota, ma l'immagine Wow, bello. Diceva, lo riconosci appunto da questa sapidità, mineralità che dicevi? E questa secondo sì, te la in parte sì, poi ti dico in generale secondo me il grande plus che ha questa vigna, al di là di quello che ti raccontavo prima, c'è anche una derivazione un pochettino geologica se vogliamo, che è importante. Come tu sai benissimo, la zona del Barbaresco è molto più semplice da leggere, da studiare rispetto a quella del Barolo, che invece ha tante varianti diverse. Qui fondamentalmente, se vogliamo riassumere, possiamo riassumere due macro aree, no? Fondamentalmente. Poi, ripeto, lo sto facendo molto molto banale, ma per renderlo molto molto easy. Una zona di terreni che guarda più il versante di Treiso e una che è legata più al versante di Neive. Quello di Treiso sono terreni un pochettino più fini, oltre al fatto che c'è un'altitudine media superiore. In Neive abbiamo i terreni più compatti, che a volte ricordano quasi composizioni da Barolo. Su Barbaresco, che è nel cuore, che è in mezzo, e nella fattispecie proprio nel crinale dove tu si aprono Rabagnà e poi c'è la Martinenga sotto, gli Asili e quant'altro andando avanti, tu lì hai la giunzione tra queste due aree. Quindi di suo un Rabagnà può al tempo stesso avere la grande struttura che ti ricorda un nebbiolo da Barbaresco importante, come magari in certi Cru di Neive, che ti danno anche quella potenza quasi da Barolo, ma al tempo stesso unita ad una nota di eleganza e di finezza nell'approccio comunque olfattivo, che è più tipica magari di certi Cru più di Treiso, che magari ti ricorda nel Barolo più un Verduno, cose del genere. Ecco. Quindi qua oggi hai un po' questo connubio. E per i motivi che dicevo prima,
la consapevolezza anche da quello, no? Il Barbaresco è un vino che oggi non è secondario al Barolo per longevità, per importanza e quant'altro, ha però rispetto al Barolo la chiave di differenziazione fondamentale, secondo me, nella finezza e nell'eleganza. Ecco, quindi in questa vigna puoi avere esatto questa, puoi baroleggiare un pochettino nella struttura senza esagerare, mantenendoti Barbaresco sempre, però poi hai quel quadro olfattivo, secondo me, proprio unico. E questo è un po', secondo me, il suo plus. Oltre al fatto, ovviamente, non nascondiamo la storicità, no? È importante anche questo da sottolineare, nel senso che poi tu sai benissimo che il mito si nutre anche di circostanze, no? Ovviamente il Rabbaia è stata, come da libri, una delle prime, se non la prima, menzione di Barbaresco fortemente sponsorizzata a sé, no? Il discorso produttore di Barbaresco, Guido Olciati. Quindi anche lì nacque un pochettino un mito che poi si è portato avanti, si è sviluppato e si è mantenuto. Oltre al fatto che è piccola, è già tutta completamente evitata, quindi non potrà crescere. E un'altra cosa che voglio sottolineare con grande convinzione, tutti i produttori di Rabbaia sanno maneggiare in modo perfetto la materia prima che hanno le loro mani. E questa è un'altra cosa molto importante. Perché quando parli di un valore del cru, non lo misuri solo nel potenziale, ma anche nell'effettivo, no? Certo. E quindi chiunque oggi produca un Rabbaia produce un grande vino. E questo, secondo me, è un'altra cosa che blinda, no? L'importanza del vino e del cru. Benissimo, Gabriele, mi hai fatto venire una voglia di venirvi a trovare, non so più come contenere, però insomma spero che nei prossimi mesi, ecco, sì, sicuramente sì, sarà possibile. Io intanto ti ringrazio perché, come immaginavo, è stata una chiacchierata molto, molto interessante, molto piacevole. Devi mandare un grande saluto anche a Tiziana, Piercarlo, mi raccomando. Non mancherò, grazie. E non posso che dirvi buon lavoro e grazie ancora. Altrettanto, grazie di tutto, è stato un piacere e ci rivedremo presto dal vivo, dai. Ciao Gabriele. Ciao, ciao, ciao. Ciao.